You speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in cinema, ma va a capurne. E fa la canta. A tu, tu parco. Si prova. Basta poco e su cassai. Siamo ancora a bagnare, ragazzi. Però vi faccio vedere, siccome qua sono le 11 meno 5, giusto? Sì, 11 meno 5. 11 meno 5. Allora, che cosa abbiamo fatto? Scusate, siccome ancora qui la gente deve scendere a mare, perché scende tardi? Perché ti allontani, scusa? No, non sto allontanando. Hai paura? No. A quest'ora scendo dal mare le persone, quando la mattina è più bello il mare. È più fresco, più fresco, è più bagnato e poi dice sì, fa più caldo e di mattina, di pomeriggio fa più caldo. Se c'è anche una birra, non è che si canta qualche canzone? No, lo sto cantando. Allora, mi accompagni, che facciamo una cosa, mi accompagni nel, proprio questo è la zona dei pescatori. È la zona dei pescatori. Che cosa fanno i pescatori? Non possono pescare qua, se pescano qua no. Sta lontano. Il signore ti vuole investire. Mi stavo zampando. Scusa. Er signore! Fai che caldo, però non ha, però non ha suonato, questa è l'educazione. Arriviamo subito, arriviamo. Ok, andiamo lì, quindi andiamo nella zona dei pescatori. Dove preparano? Le nasse. Le nasche. No, dei nassi dei gamberi. I nassi. Accompagna. Sì. Allora, ragazzi. Che meraviglia, ragazzi, guardate. Buongiorno. Che meraviglia, buongiorno. Che meraviglia. Quindi questa è la preparazione. Come state? Signore, avete una polpetta di melanzane, che mi fa fame. No? Ah, vedi che bello. Che bellezza, che bellezza. Ma qua c'è il pesce e mangiate carne. No. Allora, quanto tempo, che cos'è questa? La nasca per la pesca dei gamberi. Ma quella preparazione, vedi? Io ho capito la nasca. No, la nasca. Quindi è la nasca. Perché? Che serve? Serve a prendere i gamberi. E come fa? Per esempio, tu la metti in acqua? La metti in acqua, legata a una trave, si mette l'esca dentro e il gambero. Che esca ci vuole? E sarde. E poi vengono qui dentro e tutto è punto d'oma. E rimane in Danas. In Danas, non Nasca. Anasca, ha detto, Anasca. E quindi dove sono questi gamberoni? Vai già a mangiare? No, sono andato a pescarli. A che ora dove pesco? Stamattina. Però va sempre aggiustata poi. Sempre. E la rete, per esempio, ma il signore che fa? Questo che sta con il resto della NAS, faccio il comando. Quanto lavoro ci vuole, ragazzi, per pescare? Questo è un mestiere veramente lavorato. Quando fate questo lavoro? Di messa a punto, diciamo, dai. È sempre continuo, non si ferma mai, quindi è sempre continuo. E lui vi aiuta, lui. Diciamo che è la manutenzione della pesca. La pesca. Ecco, ogni quando? È tutti i giorni. Sempre così. Ma giù muovono il pane, che fa? Vieni qua, Zizi, vieni qua. Allora, andiamo in, vieni qua. Allora, ci accompagna e tu, ecco, questo è il vostro lavoro. Avete ragione, andiamo in. Ma tu non le fai questo lavoro, andiamo in. Ok, andiamone. Grazie, ragazzi. Grazie. Non vi dico niente perché al pescatore non bisogna dire niente, come al cacciatore. Quindi, andiamone. Ciao, Lei di dov'è? Come sta? Lei è proprio pescatore? Ma dove sono i turisti? Dove sono? I turisti, cioè... Ci vuole da poco tempo, ma ancora è presto. A fine luglio. A fine luglio i turisti... Sì. Quindi lei è sposato, va, no, Lucio, va, ti do la precedenza, va. Ti dico io se c'è qualche... puoi fare qualcosa. Guarda la figura delle donne bagnarote con il... Perché ragazzi, qua c'è una cultura greco-bagnarota, possiamo signore, greco-bagnarota, no? Cioè sì. Proprio la grande classe, possiamo far vedere questa... Dammi un premio, scusi, diamo un premio alla signora, a macchinetta. L'abbiamo già data. Come l'abbiamo già data? La macchinetta da autocaffè l'abbiamo già data. Una abbiamo data. Una. Ne importa un'altra, avete ragione. Coppa mia. Vabbè, ci do la salsa, dai. La salsa, signore.
la macchinetta, le altre macchinette sono la macchina, perché ho detto a lui ci facciamo una puntata, però qua non possiamo. Salve, buongiorno signora, grazie. È solo un regalo. È solo un regalo. No, no, sono Pino, c'è zio Pino, zio Pino. Ciao. Che, allora, Greco Bagnarota, qua si mangia bene, eh. Di dove sei? Dove sei? Di Pellegrina. Oh, di Pellegrina, allora, ecco. Allora ragazzi, intanto vediamo questa la salsa da nun, ecco qua. Signora. No signora, dove la suggerire questo? Che non ti vede, che non ha ragione, ha ragione. Non vede bene. Ecco. Assaggia questo, per favore. Come mi sta guardando brutto adesso? Perché mi guarda? Mamma, che profumo. Ragazzi, qui c'è un profumo, credetemi. Che peccato che la telecamera non vi può far sentire. Che siete polpette, state facendo? No, melanzane. Melanzane, ma siete polpette. Guarda che cosa fai, tanca. Tieni qua. Come ti chiami? Carmela. Carmela, quanti anni hai? 21. Ah, già grande sei. Sì. Dov'è suo marito? Non sono sposata. Non è sposata. È fidanzato. Sì. Un bacione al tuo fidanzato anche. Signore, c'è un profumo che è meraviglioso. Se le dico, se lei dovesse invitare, no? Un suo amico a venire in Calabria, cosa direbbe? Io, signore, cosa faccio? Non lo so. Che cosa direbbe? Viene a Bagnara perché è bello, perché è bello, c'è il mare, ci sono tante cose, il c'è pesce, c'è pure Yuma, c'è il torrone, ci sono torrone, i sapori, no? I sapori. Signore, che vengo da voi, vi? Sei bellissima, grazie. Grazie. Grazie veramente. Vieni qua, come si chiama lo guaglio, come si chiama? Vieni. Guarda che qui. Meraviglia, ragazzi, caccia il fatto dove veno, siamo all'interno del paese di Bagnara, signor. Piglia una polpetta, signor. Che profumo. Ragazzi, qua c'è, giusto, ha ragione, che profumi ci sono? Vieni qua, sabato. Fritto, carne fritta, polpette. Noti che comunque, con... in una città piena di sole c'è il fresco tra questo è la zona antica, questa di Bagnara. Che meraviglia, ragazzi, possiamo, noi siamo di Cosenza, lei ci segue ogni tanto, dalla signora? Lei no, perché non vuole. Sì, Cosenza sì. Ogni giorno alle 15 sulla C canale 19, ogni giorno alle 15, poi seguite tutti gli altri programmi, per carità del cielo, però alle 15 zaccateci, però tutti i programmi della C, eh. Allora, che avete cucinato voi? Voi? Spezzatino, spezzatino. Ragazzi, qua c'è il pesce fresco, loro cucinano spezzatino. Ma grazie, zio, bello, come state? C'è una signora, si può affacciare la signora? Sì, sì. Con c'è? Signora, un saluto lo dobbiamo fare, sta facendo, che sta proprio a sorare, sta facendo, signora. Il bambino non lo possiamo inquadrare. Ah, c'è. C'è il mue che l'abbiamo svegliato, bellissima. Si vede. Signora, dove andiamo adesso? Signora, vuole venire? No, non vuole venire. Grazie, signora. Guardate, c'è un fresco. Signora, che bellezza questo. Venga. Signora, becca, siamo romani. Come sta? Io bene. Che meraviglia. Beh, bambino abbiamo svegliato, suo figlio? No, è mio nipote. Che sta cucinando? C'è Nardone. No. Penso che la mia vicina stia facendo il pesce. Di là, vada di là che ci sono quelli. Andiamo di là. Però grazie, ecco, vedete, questa è la gente buona, la vera Calabria che ci accoglie, vedete? Nelle case, grazie. Prego. È sposata sicuramente? Sì, sono sposata, ho un figlio, però non vivo qua, sono in vacanza a Bagnara. Sì. Adesso dico a Bagnara, sono in vacanza. Torno volentieri. Ho bevuto ancora, cioè. Torno volentieri nel mio paese. Dimmi dov'è? No, vabbè, vivo a Reggio, però ci vado. Ah, vabbè. Ciao, bimbo. Un bacio, ragazzi. Ah, una cosa, se dovesse invitare una sua amica, che cosa direbbe per farla venire in Calabria? Già. Oltre ad esserci il pesce fresco e buono. Ci sono delle belle spiagge, il mare è bello anche il mare. E le belle... Signora, c'è acqua che le fa sedda. No, acqua no. La cucina di vino. Ciao ragazzi, buongiorno signora, venga. Allora ci spostiamo, ragazzi. La signora. Signor, questo è il carrettino, vieni. La signora.
venditrice di pesce. Siamo a Bagnara, l'avete capito? È sì? La più simpatica venditrice di pesce di signora, Bagnara. Signora, l'invito che lei fa, no? Quando vende il pesce, che dici? Qual è il suo morto. La sua filastrocca, il suo morto, il suo motto? Qual è? Lei che cosa direbbe, per esempio? Per non lo so io che cosa come dici signor mangiate voi che dici questo è una maniera però, no? Non lo so dire io la signora lo so meglio di me e la dice meglio lei. Lei è fidanzata? No, sta cercando là. come dovrebbe essere? Oh, normale. Super, normale, che super. Biondo. Occhio azzurro. Normale. Coscia lunga. No. Nivora. Nel senso del colore, della pelle, attenzione. Vabbè, signor, allora, un invito lo fate per comprare il pesce qui a Bagnano. A casa tua. Signor, che a casa siamo tutta la Calabria, tutto il mondo ne vede. Dici, signor, come... guarda come si appuzza, guarda. Ma ragazzi, chi se ne ha storia? Signor, fammi vedere come vive. No, come prima come si appuzza la puntata. Chi se ne ha storia, guarda. Quando eravamo bambini che faceva? Allora, signor, dunque, lei entra in queste vicolette e vende il pesce. Quando entra, che cosa dice? Signora, pigliatevi un pesce, che bello, fresco, in Bagnara, che sono pugliata pigliata a tornare, che bello. Signora, e quel capitone, di dov'è quello? Io sono un cliente, no, sono un cliente. Capitone stilato, no, come, allora, arriva con la bancarella, no? Allora, arriva con la bancarella, allora, come che dici? Beh, no, cioè, che se lo facciamo passare come prova? Ma che è, adesso ci fanno vedere, non mi piace di sorpresa. Allora, domani, questa è la bancarella. Domani dove vendo il pesce? A dove vendo il pesce? In giro, qua, a casa qua. Appena arriva, come dici? Ah, cantatevi lì! Accattatevi? Vai lì, c'è la logga! Oh, ragazzi! Grazie! Diamone! Così vediamo, ci sono altre persone che vendono il pesce. Come stai accompagnato? Sì. Ti metto un necaliminante? No, no! Quindi sono tutti gentili, sono... Viva e alla logga che bella! Un pesce spatto, un pesce spatto! Dove siamo? Si va a Bagnara! Perché devo comprare il pesce vostro io? Perché è Bagnaroto! E perché è Bagnaroto? È Bagnaroto che mi gioca fuori, a largo! Signora, ma c'è questa grande cultura del greco Bagnaroto, questa cucina? Certo. Dove siamo qua? Siamo a Bagnara! Zuppi, che cucinata sei? Ma quando esci dal giornale, che capo attacca poi? Chi ti attacca? Stai facendo un invito a comprare il pesce di Bagnara e ti attacca. Chi ti attacca? Attaccamo noi allora, ma nel senso buono la parola. Allora signora, dunque, che cucina oggi? Oggi cucina la longa fatta cipollata. E com'è? Alla longa, aspetta che se ne vado la ricetta. Alla longa cipollata. E che è la longa? Alla longa! Rupisci! Rupisci! Alla longa, come chiamo? Spieghiamo. C'è la longa, tu una pesce spada, no? Un è che la spatola, no? No, la spatola è a parte. Salonga, diciamo... Alla longa si chiama! Alla longa! Cioè, è un pesce lungo, tu sapevi, signor, è un pesce lungo, tipo... Vabbè, la lunga non è nulla. Se veniva fuori, te la faccio vedere. A dove? Avete calma? No, non like. Come se cucina sa? Che cucina la lunga? La cipollata, col sugo, tutti i buoni. Vabbè, non potremmo baciare, sennò... Ma vorrei l'autunno, vorrei vedere l'autunno. Ragazzi, chi se ne sto? Vieni qua, vieni, aiutaci. Guarda quanto è bella quella ragazza. Già siamo. Possiamo? Ma ammazza, ma figli, vuoi sparare? Eh no, chi ne spara, signore? Siamo così amici. Che guarda che belle cose che faccio io. Guarda che meraviglia. Sono la cucina. Guarda che bello, vedi? Guarda che meraviglia. Ragazzi, c'è un profumo meraviglioso. Sì, la devi porcare all'11:30. Signora, questo vi rende merda perché... Una signora che ancora questa vuole lavorare, ma state scherzando, andiamo qua, bravo. La lice pure, guarda. Fammi avere la lice. C'è la lice pure, guarda, io le vendo, guarda. Guarda qua cosa bella che c'ho, guarda. Questa sono la lice, le alice. Guarda che meraviglia. Guarda, dici, chi vuole venire a comprarla, da Carmelo.
buono, buono, buono. Carme, però mo le invita a modo tuo, come inviti, allora, esci un po' fuori, ci fanno un po' che si muore a cadere. Aspetta, canale 19, signora, venite, venite, venite. Allora. Ma quando ne esci da televisione? Allora, ogni giorno alle 15, sul canale 19. Come non vedete? No, aspetta, 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 ragazzi. Dovete risintonizzare i vostri canali del televisore. Allora, signora, per chi salici da me con basalici? Però venite per voi, signora. Signora, qua è chiamato, no? Prima c'è chiamato. Prima c'è chiamato. Vieni qua. Vieni, 5 minuti ancora. Ok, andiamone, andiamone. E poi abbiamo finito. Ciao signora. Ciao, ciao. Ciao. Grazie signora mia. Salutiamo la signora, un bacione. Ciao, grazie, ciao. Allora ragazzi, avete visto? Ragazzi, una puntata diversa, una puntata... Ciao, ciao, ciao. Faccio un saluto. Ciao. Le ragazze belle dalla... Poi metti mi piace sulla C canale 19, la pagina che ci siamo... Sono anche amministratore, e poi Pino Gigliotti, la pagina personale. Però, ecco, metti mi piace così vede tutto. Ciao, bene, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie per l'accoglienza. A dove sei? Sabato, sabato, sarbame. Andiamone. Diamo un salvamento. Guarda che bellezza. Questo è Bagnara, al centro di Bagnara, dove c'è la zona dei pescatori, vero signora? Buongiorno. Vieni qua. Signora mia, che stanchezza brutta. Avete pescato? Che avete pescato? Vai, signora, c'è la famiglia dei pescatori. Sì, sì. Che cucinate oggi? Oggi pasta e pesceria. Pasta e pesceria. Ah, pasta e pesceria, ecco, col pesce, senza pesce. Senza pesce. Ciao ragazzi, buongiorno. Andiamo, stanno pulzando, la signora. Ah, ragazzi, ragazzi. Hippish, hippish. Buongiorno ragazzi, siamo... Al circolo ci vuole una birretta, dai. A dove è sto circolo? No, ne avevamo là, ne avevamo... Sì, tu dici. Ma... Una berretta morta, mia, sei sudore. Un minuto. Guarda lì. Guarda là, guarda là, guarda là, scusa. Aspetta, aspetta, guarda là che bella è. Questa è? È la chiesa madre della Madonna Maria di Porto Salvo, la festa principale della Marina di Bagnara. Se è aperto possiamo anche fare una piccola immagine. Lucio... Tu puoi fare quello che vuoi, l'intelligenza dell'operatore è quello che stai facendo. Raga, guarda qua, buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Siamo già visti. Fratello di tuo marito. Ah, di tuo marito. Come sta? Mi conosco io, sì, mi seguo sempre. Ditelo. Ogni giorno alle 15, sì. Mi segue sempre. Solo che non mi ricordo qual è la... Fino a Gillo, la C canale 19. Canale 19, sì. La C canale 19 mi segue sempre e non si ricorda la televisione. Attenzione bambini. Ragazzi, la C, Video Calabria. No, la C, canale 19. Noi salutiamo anche gli amici di Video Calabria, perché no? Noi non tagliamo niente, ragazzi, lo sapete, perché è troppo bello fare la televisione come qualcuno la fa. Io la faccio così. Salutiamo gli amici di Video Calabria, gli amici di tutte le televisioni, ma siamo alla C, canale 19. Mucca, Leo! Sì, sì. E noi siamo... Siamo in chiesa, Siamo la vera Calabria. Siamo per la Calabria, tifiamo per la Calabria che abbiamo un paese speciale. Tifiamo per la Calabria. Però nessuno ce lo sta dimostrando, anche i nostri politici. Se ne strafottono. Ma guarda che... Cioè, ragazzi, no. Una verità, non è che... È una signora che sta parlando con una studiata giornalista. Io sono stata ai Caraibi, ma vi muovo che Caraibi è a Calabria. E Caraibi c'è la fogna, e me lo dico io che l'ho visto. E noi che abbiamo, no bambine, noi state passando, cioè, no, un paradiso, che abbiamo l'oro. Abbiamo l'oro, abbiamo il paradiso, ma ce lo sappiamo valutare. Un city judge, ma non dico chi, ma un city judge. Cioè, city judge, nel senso che non so chi, no,
Ma avreste di lavorare poco, no? Ma siamo ospitali noi calabresi. Dovrebbero lavorare i politici per valorizzare le nostre coste. Non lui. No, 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 il nostro cameraman. Il nostro cameraman operatore è. Lui parla a noi altri. Di consigli ciucci, nel senso che chi ci governa in tutta l'Italia, non parliamo solo del. Cioè non fate dei progetti perché qua ci avesse adesso lavoro per tutto. Lavoro un genè, ma vagabonne. Un applauso per Gito. Adesso ragazzi è solenne il momento perché salutiamo per far sì che sia un'estate bella per tutti, per gli ammalati, una pronta guarigione per i detenuti e per le loro famiglie, per un pronto rientro nelle loro case, perché c'è anche chi soffre, ragazzi. Quindi questo lo faccio con una preghiera. Venite. Graziano è tornato dalla Sicilia. Chi è Graziano? Tuo fratello. Graziano. No, io sono Pino Gigliotti. Ah, Pino Gigliotti, forse lei si comoda con qualcosa, non va niente, andiamo. Fratello di. Graziano, chi è suo Graziano? Tomato. No, è l'amico che eravamo insieme a Scilla. L'altro tuo collega. Caro Pino, siamo appunto nella chiesa, anche se io sono di ospito, ormai. Come mi hanno detto gli amici miei, sono di casa. Ma abbiamo fatto un grande servizio proprio per lei. Sì. Andate sul c.it su YouTube, vedete Oppido, abbiamo fatto una trasmissione bellissima, veramente proprio nel periodo natalizio. E questa è la Madonnina della Madonna di Porto Salvo, la Madonna dei pescatori, che si venera l'ultima settimana di settembre, dove c'è un particolare di questa santa. Il fatto che i portatori fanno la cosiddetta puitina, che parte proprio dall'angolo lì della marina. Sì, ma questo in effetti, se vorrai essere ospite, loro ti ospiteranno con piacere. È bello vedere come esce e come entra. Quando verrà portata sulla barca e girerà tutto l'itinerario territorio di Bagnara, e dove tranquillamente c'è una devozione così forte, della Madonna di Porto Salvo, che è centenaria. Centenaria. Come devozione, perciò. Allora, un permesso di signora anche storico. Si può fare, perché si può fare, perché non solo mare oggi, ma belle, bambine belle, sono i vostri genitori, quindi questa Madonnina deve pregare per tutti i calabresi che sono nel mondo, i calabresi, gli italiani, per la pace e per la buona salute per tutti, che sia una buona estate per tutti, ragazzi. Noi ci spostiamo, no? Però io un po' di acqua mi fa la croce, scusatemi, da credente, da cattolico, apostolico. Dov'è l'acqua? Non c'è l'acqua? No, acqua per me fa la croce. Vabbè, dopo c'è. Vabbè ragazzi, sennò facciamo. Andiamone, facciamo spettacolarizziamo un po' la cosa, no? La preghiera l'ho fatta, andiamone. Scusa? Lei sta partendo. No, va, sta partendo. Non sta partendo, perché non si preoccupi, che te è una bella valigia. Andiamone. Allora, quando abbiamo? Buongiorno. Devo dire che ragazzi, comunque questo che sottolineiamo, attenzione. Siamo venuti presto qui a Bagnara, abbiamo fatto un po' di spiaggia, avete visto un'altra puntata, adesso andremo su un lido. Però noi ci piace lavorare, allora stiamo vedendo anche degli aspetti molto belli. La gente come vera calabrese che ci fa entrare proprio nelle case. Questo stiamo facendo, questo stiamo sottolineando. Possiamo entrare qua, raga? Quando abbiamo, Lucio? 4-5 minuti. 4-5 minuti. Dentro c'è un Facciamo i complimenti al nostro grande operatore, perché tutto pesa diretta e non si sta fermando un attimo. Al circolo? No, andiamo lì. Allora, ragazzi, dov'è il nostro amico che c'è qua? Dove provano con le patate in testa. Ah, vabbè. Ciao! Allora, adesso ritorniamo sulla spiaggia. Sulla spiaggia ci sono dei lidi. C'è qualche persona che prende il pesce ancora. C'è il pesce? Cioè. Sì, c'è qualche persona è finita che prende il pesce di fuori. Guarda così. Venga, guarda così. Cioè, guarda, le signore che ci aprono, sempre chiedi prima? No, questa l'abbiamo. No, dobbiamo portare con noi, allora, scusa. Ti dobbiamo portare con noi. Vieni al lido adesso. Porta anche il tuo fidanzato.
chiamalo. E chiamalo, non lo farò lavorare per un giorno, ci passiamo una giornata insieme, ci passiamo. Allora, come io il tuo fidanzato? Alessà, venite a trovare perché è un bel volto televisivo, sorridente, sei fortunato, eh. Ciao. Se vuoi venire non ti mangiamo noi, raga, o no? Guarda che buon nome, guarda che bella te. Mimmo! Invita la gente, invita. Non voglio venire come questo. E chi non comanda niente, come? Io comando solo a casa mia e basta. Diamone. Ma una canzone di... Non lo so, non lo so cantare, per questo. Ma una poesia, sana. Ma come poesia so? Ma è una canzone sana. Sì, sì, lo so, lo so. Giuro. Giuro a mio padre. No. Senti, ma dopo una beretta alla regina, una beretta alla regina. So solo per me. Uno? Un bicchiere sì, un sorso, sì, sì. E che ci mangiamo? Che non so che ha di buono. Sono appena una sorpresa della radio. Andiamone. 3 minuti, ma come corre questo tempo però con te? Oh. Sì, andiamone. Allora ragazzi, mi faccio vedere, vi faccio notare, questa è impresa di lettera, scusa. Vabbè, sembra usaccio, ora non lo ripeto più, avete ragione, si niente padre, capito? C'è il costume da bagno qua, eh. Però mi cadono pan. Grazie ragazzi, andiamo. Bene, bene. Però l'accoglienza di questo paese è bellissimo, eh. Cioè, ci aprono le porte. Bagnara è un paese potenzialmente bello, anzi è bellissimo. Purtroppo in questo periodo... Andiamo. Ciao, buongiorno. Ciao. Guarda là che bellezza, va. Ciao! Ballava. Come state? Questi sono i vicoletti del paese, una meraviglia che ci accoglie con grande gioia. Turista! Vieni. Pigliano un pane che non mangiamo. Siamo in diretta? Sì, sempre in diretta. Ah, allora. Mai questa è la piazza, sì, dove in effetti si festeggia. Ragazzi, ma scusate, voglio dire, non presentiamo quest'anno una serata qua. A disposizione, loro questo mi dicevano. Se un sabato vorresti essere ospite, sì, loro, sì, qui ci sfondi proprio a sfondare. Ragazzi, che facciamo quest'anno? Noi andremo. Prego, signore. Va bene. Buongiorno, come state? Bene. Che bellezza, guarda, la Calabria che ci piace. Ci piace. Signor! Oh! Guarda là. Ciao! Mica fuia. Signora, scusi. Ehi! Prendi qua. Signora, scusi. Carmela. C'è un amico. Sono... Perché? Ma qualcuno? No, sì, un po' le persone. Andiamo a mare però. Tu c'hai il costume? C'ho quello, i pantaloni. Tutti i pantaloni, c'è, sta gravato. No. Ciao. Ogni giorno? Ogni giorno alle 15, alle 19. Sei un grande. Ripeto l'ultima volta e poi basta. Ogni giorno. Pigliare in corso. Ogni giorno, 19. Ma metti una cosa allo stomaco. Ti voglio bene. A domani. Con questa chiudiamo. A domani alle 15 sul canale 19. Ciao ragazzi.